Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi è venerdì 22 di gennaio. Mi trovo in Garfagnana, dai, Alta Garfagnana. Sono venuto a scaricare del sale da disgelo qui, magazzino comunale, protezione civile, insomma, una cosa del genere. Tempo brutto anche oggi e andiamo. Adesso vi faccio vedere un po' di Garfagnana fino giù a Lucca, da poi là ci salutiamo, vediamo un po' com'è. Altro bel posticino, però dai, niente di eccezionale, eh. Ho avuto fortuna, ho chiesto un'informazione, ho trovato un ragazzo che sapeva dove dovevo andare, mi ha indicato bene e ci sono arrivato bene, perché altrimenti qua non c'è GPS, non c'è nulla che ti ci porta. Guarda, qua a Castelnuovo della Garfagnana ci sono cantiere conosciute, non c'è problema. Però in questi posticini qui. Adesso ricarico facile facile qui, se non ci sono intoppi. Qua a Lucca. E poi vado alla Marne perché si è accesa una spia. Guasto controllo livello olio motore. Olio, no olio motore. Guasto controllo olio. Che vuol dire? Boh, ho fatto una foto, l'ho inviata giù alla Manne via WhatsApp. Oh, dice, no, per loro non è mai niente, no, è un contatto, passa di qua, attacchiamo il computer. L'olio nel motore c'è, quindi. Dato anche la foto del livello, quindi sono tranquillo, dai. Poi non si è più accesa, ho staccato un attimo le batterie e vedo che adesso non si è più accesa. Ogni tanto qualche spia si accende, ma non è allo Scania, io solo allo Scania non si accendeva niente, non so perché, dai, non lo so.
ancora qua sulla destra ci dovrebbe essere un barretto, e venendo in su ho visto che era aperto, mi ci fermo, ogni volta che passo di qua mi fermo, però per vedere se c'è spazio e mangio qualcosa e si prosegue. Ragazzi, dovrebbero, c'è in progetto il prolungamento dell'A22 del Brennero da Modena Lucca, no? Qua è la statale del Brennero, questa no, è la Ludovica, quella di fronte praticamente la parallela alla statale del Brennero. Io ero bimbetto che se ne parlava e ancora non c'è nulla, però immaginate il traffico che toglierebbe dall'Appennino, da Lucca, andare su a Verona. Tagliare Modena, Verona, perché qua ci sono tante industrie, ragazzi, qua ce n'è tante veramente, oltre le cartiere ce ne sono anche di altre, perché qua la zona era quella che era, ci sono stati delle agevolazioni per piantare le aziende, dai, e ne hanno messe diverse. Però non c'è strada. Ho fatto la correzione giù a Ponte Amoriano, prima passavamo proprio dentro Ponte Amoriano, adesso c'è le due gallerie. Sì. Tanto piove. Spazio e mi fermo. Allora, ho mangiato qualcosa, una colazione tarda, sono le 10:15. Ora andiamo a caricare.
L'unica incognita che ho a questo carico è che questi seminimorchi che abbiamo, quelli vecchi di Arcese che abbiamo preso usati, non si alzano, non hanno l'alza e abbassa. Sono alti, però sono fissi. Speriamo che la merce li c'entri, perché lì si carica roba alta, la conosco, so cos'è. Speriamo che non ci siano inconvenienti. Vediamo. In questo punto, in tempo di guerra, c'era la linea gotica. Non so neanche cosa vuol dire, però c'è il cartello là. Non so cosa volesse dire. Gesto è quello della polizia di aprirti la portiera della cabina. Non mi è mai piaciuto. Cioè, aspetto un attimo, no, che te la apro io. Invece ho visto anche a quel collega lì che hanno fermato, agguantano la maniglia e tirano. Non mi piace quel gesto. Non serve a niente, però non mi piace. Non è un bel gesto. Voi immaginate che in tutti questi anni non sono riusciti a fare una variante per passare di qua. Infatti tutti questi cartelli che vedete qui a sinistra sono tutte proteste degli abitanti di qua. Qua passa tutto il traffico della Garfagnana diretto come si chiama? All'autostrada. Passa tutto di qua, da questo viottolino. No.
come si fa. Non gli hanno mai fatto una variante per evitare, guardate qua, per andare verso la Versilia, Camaiore, di qualche casino. Ok ragazzi, a dopo, qua si carica. Allora ragazzi, io vi auguro un buon fine settimana a tutti e da qua da Lucca vi saluto. Adesso vado giù, sgancio, passo dalla Manna lì, faccio vedere questo discorso qui che non ha più fatto, quindi è un contatto sicuramente, però io lo faccio controllare visto che ho tempo e poi vi faccio sapere. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno a tutti.